fiamma al giorno, energia del 9 di giugno. Scegliete la vostra variante, stella, sole, luna. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci il consiglio della giornata. Tenete solo quello che risuona, quello che non risuona lasciate andare. Qua c'è una situazione d'amore che si sta manifestando sotto i vostri occhi. Avete creato, diciamo, avete fatto un bel lavoro, se lo avete fatto. Avete armonizzato le vostre paure, avete concretizzato ciò che è un'energia d'amore molto forte e quindi avete creato equilibrio. Ora si può manifestare e consolidare, perché vedete che c'è Saturno all'ottava bassa è, diciamo, l'attivatore del karma, ma all'ottava alta è il consolidamento. E quindi qua mi sta dicendo, avete rotto quelle che erano le corazze del karma e avete fatto uscire la luce, e quindi adesso si aprono immense e infinite possibilità. Quindi qua veramente potete vedere qualsiasi cosa manifestarsi. Ecco, qua mi stanno dicendo, attenzione, state per ottenere tutto questo, non ancora adesso. Mi stanno dicendo che le energie sono queste, però c'è ancora un pochino di tempo da aspettare. Quindi continuate a lavorare su queste corazze che si stanno aprendo, e questa carta mi sta dando un pochettino più di, come dire, di prudenza. Non sta succedendo proprio adesso, ma queste immense possibilità si stanno aprendo proprio perché state facendo questo lavoro incredibile. Continuate e ecco, la liberazione, vedete che ce le fate prigioniere, si libereranno e tutto questo verrà manifestato. Vediamo un po', sole, sì. Ok, allora qua mi sta dicendo che vi state liberando, o la vostra controparte si sta liberando di blocchi. Chiaramente qua se siete fiamme siete uno, quindi ecco, quello che state liberando voi sta liberando la vostra controparte. Se non siete fiamme, comunque c'è qualcuno che si sta liberando da delle catene, e potreste essere voi, potreste essere la persona amata, ma ecco, c'è qualche cosa che si sta muovendo. Vediamo se mi danno delle indicazioni, se mi parlano ancora di accetta quello che c'è, perché l'abbondanza sta per arrivare e tutto quello che avete, su cui avete lavorato, si sta per manifestare. Ognuno manifesta ciò che ha, su cui ha lavorato. Qua c'era ancora qualcosa che doveva essere lasciato alle spalle. Se lo state facendo, continuate, perché si sta aprendo una nuova via per voi. Allora, vediamo un po'. Ah, ok, allora qua mi sta dicendo che c'è ancora qualche ferita che deve essere equilibrata. Probabilmente ci sono ancora delle paure che vanno guarite, perché si possa realizzare una situazione di o amore o di situazioni familiari, affettive, ma anche contratti. Quindi potrebbe esserci qualche persona che sta aspettando un contratto, una collaborazione. Ecco, c'è ancora qualcosa da lasciare alle spalle e poi tutta questa magia si sprigiona. Vediamo un po'. Eh sì, c'è una... Allora, qua mi stanno dicendo che sei in amore, c'è un maschile molto concreto, molto forte, molto, molto maturo, maturo energeticamente, che sta per realizzare tutto quanto. C'è ancora qualcosa che deve essere lasciato andare. Quindi, chiaramente, se siete fiamme, siete di femminile, dovete anche voi lasciare andare qualcosa. Ma, ecco, c'è una materializzazione forte, potente e, diciamo, finalmente quello che vi aspettavate, però ancora bisogna lasciare andare qualcosina alle spalle. C'è ancora qualche paura, qualche piccola ferita. Ecco, andate a lavorare su questo.